È vero che sono state annunciate delle novità. Il Green Deal, da quello che abbiamo sentito dire, dovrebbe modificare il suo aspetto, ma non è il Green Deal di cui abbiamo parlato all'inizio della legislatura e quindi abbiamo e sul quale abbiamo dato un mandato forte anche alla Commissione. È il Green Deal di Timmermans che subisce un'interruzione forte, e non la subisce perché l'ha detto la von der Leyen, la subisce perché quel Green Deal, quella reinterpretazione ossessiva delle politiche sulla sostenibilità, ha spaccato tutti, ha spaccato anche la sinistra. Basta vedere cosa è successo nelle ultime votazioni. Quindi il punto centrale è non che cosa abbandoniamo, perché quel che dobbiamo abbandonare l'abbiamo capito tutti, l'ha capito anche la sinistra. Non ho visto gente che si è stracciata le vesti quando Timmermans ha deciso di abbandonare la Commissione europea per candidarsi nella sua campagna elettorale personale in Olanda. Non vi siete dispiaciuti? Non ho sentito grandi, grandi momenti di pianto, nemmeno dall'altra parte. Quello che posso dire è che di fronte ad un momento come questo, a Ursula von der Leyen e a tutti noi ha chiesto di dire non cosa abbandoniamo, ma che cosa proponiamo. Questa è la postura di un vero candidato. Hai sbagliato legare a una...